Salve a tutti ragazzi, bentornati da lui in questo nuovo video di Forza Horizon 5. Ancora qui con il logo del decimo anniversario e queste belle immagini che scorrono in sottofondo. Un po' diverse, devo dire migliori in effetti di quelle standard, diciamo, no? Del 5. Ma oggi ragazzi noi siamo qui per una paginetta di storia AM4R, che poco ha a che vedere con questo decimo anniversario che ci siamo già goduti la scorsa volta. Ma c'è una cosa importante qui che rimane da fare in questo gioco, non me ne ero quasi accorto, e chiaramente la faremo nel nostro stile GG. Di tutta la campagna Horizon, ragazzi, manca soltanto un evento, che sarebbe il Titano. Un'altra gara di svariati chilometri. Vi ricordate quante ne abbiamo fatte? Ce ne sono una per ogni capitolo, per la verità sono 50-60 chilometri di corsa da fare esclusivamente con il volante. Tra poco infatti ci sposteremo. Con questa completiamo tutti i capitoli della storia Horizon, ragazzi. Ma ovviamente noi non la faremo. Si tratta di una gara cross country lunghissima, quindi anche impegnativa, misto asfalto, off-road, impegnativo, leggero, un po' di tutto. Ma noi possiamo mai affrontarlo con un'auto normale e giusta per la categoria? No, prima di andare a correre noi prepareremo una Bentley bara del 1930, una sorta di locomotiva lunga 7,5 metri, sbilanciatissima e strana, cercando di trasformarla in un veicolo cross country con un sacco di cavalli, altrimenti non va nemmeno avanti sul riccio così com'è. Ma renderemo l'esperienza, guarda che bel musone, dell'ultima mega gara che ci rimane un po' mistica. Questa di preciso sarebbe una Bentley 8 litri, ma noi questi 8 litri ce li dimentichiamo, al massimo ci rimangono 8 litri di cagarella nelle mutande quando l'andremo poi a guidare nella versione per questo Titano. E naturalmente abbiamo bisogno di un po' di prestazioni in più. Vediamo quanti motori possibili. Motore BMW. Cos'è? È tipo Mercedes, sembra. Audi. Più un Mercedes. Lamborghini. Vediamo qui le cavallerie. 700... Ah, ci serve più roba. Ecco, 805 cavalli. Questo è il motore della Supra, direi. Non male, non male. Poi 602. Qua si scende. Questo è un Lamborghini V10. Altrimenti 800 cavalli questo V12 7.7. Non mi piace, mi suona troppo standard. A questo punto, tra l'altro, è il migliore, il più aggressivo. 805 cavalli. Monterei questo qui della Supra con trazione integrale, perché dobbiamo andare a fare cross country. Un po' di appendici aerodinamiche che straniscono il tutto. Vanno sempre bene. Che cos'è qui? Via i paraurti posteriori. Tanto non ci tampona, al massimo tamponiamo noi. Sentila! Mamma mia, ma vi immaginate sta cosa? Secca e lunga così, nel volante fuori strada. Adesso ci divertiremo per tantissimi chilometri. Secondo me è una bella sfida. Non sarà facile riuscire a vincere quella garona con una roba del genere. Allora intanto andiamo subito a vedere. Gomme metterei, dai, mega off-road. Ovviamente le allarghiamo, non che sia una scelta corretta per il fuoristrada, ma in generale per quest'auto che ha le ruote della bici, un pochettino in realtà farà bene. Mega distanzialino al posteriore. Ok, e i cerchioni, vabbè, glieli cambio, mettiamo qualcosa. E perché no, anche un bel cerchio da rally. Aumenta il peso, ma non me ne frega niente, tanto stiamo andando a fare una gara da 50 km forse, se va bene, su per giù, con una bara sostanzialmente, quindi va bene. E quindi distanzialino abbiamo messo. Cambio standard, ma il cambio standard per il motore che abbiamo messo, voglio immaginare. Differenziale fuori strada lo preferiamo in questo caso. E qua adesso ci divertiamo un attimino. Un po' di freni buoni. Assetto, ammortizzatori lavorati, sportivi da fuori strada. Ok, qui non li usiamo, ma mettiamole. La gabbia, ma sì dai, ma perché no. Riduzione di peso, meno 582, perfetto. E un pochettino di modifica al motore, come se ne avesse bisogno con 805 cavalli. Però vedo che qualcosina si può fare, si può arrivare attorno ai 1000, diciamo così. Sentila qua, mamma mia. Più di 1000 mi sa. Per fortuna abbiamo optato per l'integrale, ma capite già che il rischio è altissimo di fallire questa sfida.
sfida, eh. Cioè praticamente abbiamo aggiunto 1000 cavalli, ma proprio diretti, capito? Abbiamo preso la 220 cavalli? Tienili. 1000. Per un peso, tra l'altro, portato grandiosamente ai giorni nostri, insomma, con 2500 kg, quello è un piccolo autobus, quindi va bene, l'abbiamo ridotto di brutto. Voglio fare giusto due cagate estetiche, perché voglio togliere almeno questo beige, diciamo, un poco antiquato, no? Andiamo su base bianca, ricorda un pochettino il rally, quindi devo fare qualche grafichina così. Allora, ci buttiamo due cagate giusto per farci accettare all'iscrizione della gara. Due bei parafangoni da rally qua davanti. Da rally per la nostra testa, diciamo così, per questa Bentley. Qui non la vado a chiudere tutta, guarda, faccio solo le puntine. Qua mi esce il posto per un altro paio di loghi racing. Due liqui molli ci stanno bene. Decoriamo un minimo il musone, un'altra bella tabellina che non si sa mai. Bisogna prendere la navetta per andare a leggere quella col numero dietro. Bella questa distesa di sponsor. Mamma mia, sono ancora più di malavitoso. Tutti quanti messi lì a caso da Cesarino. Ovviamente non può mancare il nome della squadra. Ma che cos'è che? Sede distaccata Regione Lombardia. Attenzione. Forse non ci crederete, ma per questa cagata ho esaurito i livelli. È tempo di andare ad affrontare il titano. Così, alla guida di questa. È il momento della verità. Riuscirà la nostra bara a portare a termine la missione? Guardate, abbiamo fatto tutti i lavori di notte. Sta arrivando l'alba, nessuno ci ha visti. Oddio. Mamma mia! Spettacolo! Quante marce abbiamo? 6? Era già sterrato questo, sì, ero sulla ghiaia. Mamma mia, ragazzi! Non vedo l'ora di fare questa cagata. Avventura Horizon! Ah, guardate, è tutto completato. Manca solo lui. Sono assolutamente d'accordo. Dirò ad Alex che il titano è confermato. Ci siamo! Hai completato Horizon Messico. Come ti senti? Ancora no, veramente. Non ce l'avrei fatta senza di te. Dobbiamo ancora sopravvivere. Beh, ovviamente. Ma devo ammettere che neanche io ce l'avrei fatta senza questa roba nel Titanic. Superstar. Ah, mamma mia, ragazzi, guardate da dove si parte. Fa già paura così. Vabbè, sono 26 km a 7. Il problema è che sono tutti tortuosi, quindi durerà come una gara da 50 km sull'asfalto, se non di più. Epico percorso cross country, guardate che roba. Stagione dei temporali, scenari fantastici per giunta. Noi roviniamo tutto con la nostra bara. Bellissima però, ragazzi, eh. Quasi credibile, eh? Se non fosse per la ruota di scorta. Se l'avessero fatta uguale, della serie, cioè, boh, quasi da Dakar sostanzialmente, no? Dice, beh, se ci fermiamo abbiamo pure la ruota di scorta? Le forse? Sono ben due? Mamma mia, che attrezzati che siamo! Andiamo, ragazzi, di violenza con la nostra bara cross country! Oh, ma scusi, lei non è partito! C'è pure Gigino davanti, partecipa anche lui ormai! Noto con piacere che hanno colto anche loro la sfida. Mamma mia, della mala vita, di correre con cose strane. Noi abbiamo, non lo so, se un missile o se loro che hanno perso un sacco di aderenza lì nel discesone a 300 all'ora. Non la migliore delle idee, diciamo, della vita. Gigino va in testa. Mamma mia. Andiamo dove sfonda lui, che guadagniamo velocità. Quelle rabelliti rallentano. Attenzione, arriva una Dino qui a fianco. I nostri avversari non scherzano, eh. Però niente può battere il nostro treno merci a Bentley del 30. Oh no, nella pozza. Bello. Vai Gigino, fai strada. Lui non ce n'è un'altra? Ah no, quella no, è una Ford quella lì. Porca mignosca! Contatti ravvicinati! Che cazzo è la strada? Pietre, muri! Mi stanno pigliando a schiaffi! Palo incredibile!
Ma è sta cosetta qua sotto? Levati! Sembrava il mio radiatore che si era staccato, era un'altra macchina. L'imponente Bentley malavitosa. Oh! Ma ragazzi, comunque che figata affrontarle così ste gare. Con la malavita nel sangue. Ehi là, non ti girare tutta, che è mandata a fanculo se no qua. I birilli. Attenzione, oltre al cross country c'è anche il cross sport. Ehi là, parte un carrellino. Siamo al 30% solo. Sono stanco. Ma non è vero, sto divertendo un mondo. Qua c'è un terzetto, Cronenburg, Cesarino e Gigino stanno dominando. Destra. Oh, vanno, Vediamo di non prendere oggetti che rallentano. Approfittiamo dei varchi che ha scavato lui. In realtà non è vero, però c'è anche un quarto dietro che non è lontano. Siamo quasi a metà gara. Qua largo, che è l'autobus. Qui c'è un po' di stretto. Dove la nostra soffre un po' per via della lunghezza del mezzo, diciamo così. Mamma mia, discesone parabolico di traverso sull'erba. Tra l'altro, se fossi primo mi sarei già perso, ci tengo a dire questa cosa. Ok. Poteva andare molto peggio questo salto. A un certo punto abbiamo perso di vista l'avversario. Dentro. Oh, tieni la dritta. Su, 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 su dal salitone. Tratto stretto. Minchia. Bottarella. Stretta a sinistra, prepariamola e usciamo forti. Tuffo nel vuoto. Welcome to Jurassic Park. Passiamo a condurre. Ma non lo so se ne siamo in grado, però. Wow, attenzione, rischiamo il cappottamento frontale qua. Dentro sulla galleria. Non si vede un cazzo, aiuto, il sole di qua. In strada. Posti malfamati del Messico. Adesso se va. Dritto. Mamma mia, siamo rimasti in due qua davanti, Questo pure si è fatto una bella build con quel catorbo lì. No, no, no. Minchia, se perdo la linea della macchina è finita.
bomba. Più o meno. Dritta adesso. C'è un po' di asfalto, ma la cosa non ci aiuta. Entro giù. Oh, questo sta a fare lo sprint finale, sto bastardo. No, Vabbè, allora non la rifarò mai, ragazzi, se arriviamo un secondo, lo sapete, vero? Quindi speriamo bene di recuperarlo. Non credo che valga la seconda posizione per completare tutto il gioco, ma vale per noi perché le fatiche infernali qua ci sono. Quest'ultimo pezzo è difficile. Si gira molto lenti e la nostra macchina non gradisce. Oh, eccolo però il sorpasso! Buono! Oh cazzo! Via gli ostacoli! Zitti! Dove cazzo sono andato? Non ci credo. Non ci ho capito un cazzo perché mi stavo concentrando su non prendere i cancelli, ma è di qua. Era anche facile, per la verità. Ragazzi, a 96% dalla fine. Col cazzo. Attenzione, ultimo salto. Wow, dove sono andato? Ruota, ruota sul traguardo. Vabbè, dai, il bello era andato. E il barone. Il barone, cioè nel senso la bara grande. 8 minuti e 48. Mamma mia, ragazzi, che gara. Peccato per quell'inghippo, però dai, secondo voi mi rifacevo un quarto d'ora di lavoro. Ma era fatta. Fosse successo già prima di metà un intoppino, vabbè, si poteva anche rifare, ma eravamo arrivati, mancava un salto, dai. Mi sono distratto inutilmente. Va bene così. Diciamo che oggi era sul divertimento andante, ma ragazzi, che figata è venuta fuori però con questa macchina, eh? La guida è stata straordinaria. Rovinata solo come al solito dalla rotazione del pilota che si ferma così con le mani, ma altrimenti abbiamo fatto di quelle controsterzate erbivore in volo con una ruota attaccata al terreno. Tante cose fighissime in queste gare. E attenzione, vince la Bentley, che non è più 8 litri, sarà 37 adesso. Ce n'è un'altra però, in terza posizione. E quello fortissimo aveva una Mercedes SSK. Spettacolare, ragazzi. Ma c'è qualche tipo di riconoscimento per aver terminato tutta l'avventura Horizon oppure così? È una... Sì! Come puoi non amare le gare formalità cross country quando hai un posto così bello da qui, attraversare? Anche se abbiamo completato tutto, non ci danno particolari premi o riconoscimenti, ma va bene così perché no. A parte che queste cose si possono ripetere, no? Abbiamo provato tante gare lunghe, super belle, con auto diverse. E là, diciamo che se uno avesse tanto tempo sarebbe bello vedere prendere i tempi su una roba del genere, cioè su come fosse il Nürburgring, no? Si gira sui 10-15 minuti a volte. Però è un po' dispendioso da fare. Oggi ci siamo veramente divertiti, ragazzi. Fatemi sapere se vi è piaciuta la nostra build per partecipare a questo mega cross country di 27 km quasi. L'abbiamo fatto a bordo di una Bentley del 1930 trasformata in fuoristrada col nostro unico stile AM4R. Vi saluto, ragazzi, vi abbraccio, ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo fate un salto sotto in descrizione, venitemi a trovare su Instagram e partecipate al giveaway di Instant Game. Siamo quasi alla fine di ottobre, c'è ancora tempo, mi raccomando, per fare le vostre scelte. Ciao!